ringrazio immediatamente per la vostra presenza così numerosa. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui tra di noi, a Ortona, personaggi che conosciamo tutti. Abbiamo il sindaco di Ortona, Enzo D'Ottavio. Abbiamo il capogruppo al Consiglio regionale, Camillo D'Alessandro. E un benvenuto al candidato alle primarie per il centro-sinistra alla Regione Abruzzo per la presidenza, Luciano D'Alfonso. Personalmente mi fa molto piacere moderare questo incontro organizzato qui a Ortona. Tra l'altro mi risulta che sia uno dei primi incontri che il capogruppo, in questo caso alla Regione Camillo, quindi il PD come capogruppo consigliare, si sta organizzando a livello provinciale. Si inizia da Ortona perché sappiamo tutti, insomma, che il ruolo della città di Ortona è un ruolo importante per tutta la provincia di Chieti. Quindi io mi limito a questo punto a cedere la parola e dare subito la parola al sindaco di Ortona, Enzo D'Ottavio. Grazie Alessandro, buonasera a tutti, benvenuti, davvero numerosi e soprattutto desiderosi di ascoltare quello che non io ho sottoscritto, ma sicuramente chi più di me ha operato in questi anni in regione e anche in altri posti, per cercare comunque di migliorare le sorti di questa regione, di questa provincia, di questi territori. Io mi limiterò solamente a fare pochi passaggi. Il tema, il titolo di questo incontro stasera trae, come tutti ricorderete, lo spunto da un libro presentato da Luciano D'Alfonso ormai circa, era novembre 2011 se non sbaglio, e in un contesto, in un momento particolare anche della sua vita, della sua storia personale, non solo politica, e dal titolo davvero importante che forse era già il programma di oggi di Luciano, candidato presidente della Regione Abruzzo. Le ragioni dell'Abruzzo, le ragioni di una regione, di un territorio non molto grande, ma comunque di un territorio importante. E come sottotitolo oggi ci sono le ragioni, stiamo a Ortona, di questa città. Di ragioni ce ne sono tante, ragioni politiche, ragioni economiche, ragioni sociali, ragioni morali, ma io penso che il filo conduttore, il pensiero di Luciano quando stava scrivendo quel libro, quando l'ha presentato alla stampa, quando lo ha, portato in giro per l'Abruzzo, sottintendeva già da allora, fin da allora, un percorso non solo politico di quello che doveva essere oggi, se stiamo qui, una sua ambizione più che legittima, come dal resto di tutti, di candidarsi, di tornare da grande personaggio sulla ribalta, sulla scena politica della nostra regione. E le ragioni sue sono anche le ragioni di Camillo, sono anche le ragioni mie, sono anche le ragioni di tutti i sindaci, di tutte le donne e gli uomini impegnati nelle amministrazioni a qualsiasi livello. Perché? Perché sono le ragioni di chi vuole bene alle proprie città e ai propri territori. E allora, in questa corsa elettorale che passerà attraverso aprile, attraverso le primarie del 9 marzo, siamo chiamati tutti quanti, cittadini, cittadini, a scegliere le persone che dovranno davvero traghettare la regione in un momento così delicato per la storia, non solo di questo, della regione Abruzzo, ma di tutto il paese, verso una soluzione che davvero ci faccia uscire da una crisi
importante. E la scelta non è casuale. Certo, la scelta sarà partitica, sarà una scelta politica, ma soprattutto sarà una scelta che dovrà basarsi sulla storia politica personale delle persone che noi andremo ad eleggere. Questo è il significato più importante che io questa sera mi sento di dire, e soprattutto per uno come me, che ha avuto la fortuna di amministrare, di essere attualmente amministratore e sindaco di questa città. Saluto cordialmente il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, e tutti gli altri amministratori a vario titolo presenti stasera in questa sala. Chi come me appunto amministra una cittadina come Ortona sa molto bene cosa significa oggi più che mai amministrare un territorio. La pressione fiscale, la pressione sociale e, se vogliamo, anche la quantità enorme di problemi da affrontare quotidianamente è davvero un'impresa colossale. Ma io, come l'amico Antonio Luciani, come gli altri sindaci della costa e non solo, lo facciamo in maniera meravigliosa, lo facciamo con dedizione, lo facciamo pensando sempre che colui che ci sta davanti debba stare dignitosamente in una condizione sociale di decenza, non dico migliore, che debba avere un posto di lavoro garantito anche part-time, che debba comunque avere un ruolo in questa società a qualsiasi livello, ma che comunque debba sentirsi cittadino di questo territorio, con pari dignità. E allora ecco l'importanza delle ragioni dell'Abruzzo, delle ragioni di Ortona, di Francavilla, di Tollo, di tutti i paesi a noi amici. E c'è questo filo conduttore che oggi ci lega, le amministrazioni che ho appena elencato, non dimenticando Lanciano, Torino di Sangro, Vasto e via dicendo, c'è un filo conduttore che le lega ed è appunto la voglia da parte di tutti, non soltanto noi amministratori, ma anche di chi, dei cittadini amministrati, di uscire subito da questa crisi. Ed è il messaggio che anche a livello nazionale Matteo Renzi sta portando: fare subito, non c'è più tempo, è importante, ed è anche una lezione morale oltre che politica. E io penso che tutte queste ragioni Luciano le ha già ben dentro la sua mente da tempo, le ha portate avanti quando era sindaco di Pescara, ce l'aveva ben sicuramente dentro la sua testa quando ha fatto il presidente della provincia di Pescara, giovanissimo, e ce l'ha ancora oggi, anzi forse oggi più che mai, perché temprato della sua esperienza politica, amministrativa e umana, io penso che, credo sicuramente, sia la persona giusta a guidare la nostra regione per i prossimi anni, e io mi auguro che con lui, attraverso di lui, attraverso gli uomini che saranno al suo fianco, che hanno ben operato su questo territorio, su Ortona, in provincia, negli anni in cui anche io stavo in provincia e soprattutto in regione, che hanno portato frutti su questo territorio, sul porto, sulle cantine sociali, sulla zona artigianale e commerciale, ecco, sicuramente saranno affiancati da uomini e donne validi che comunque lo affiancheranno in questo delicatissimo compito che è quello di governare una regione. Io davvero dico a Luciano, e ne sono sicuro, in bocca al lupo lo si dà un po' a tutti, è quasi scontato. Però oggi più che mai noi abbiamo di fronte, e lo ascolteremo, lo sentiremo, una persona che ti dà subito l'idea e soprattutto la concretezza, la capacità di saper guidare
una regione, nel vero senso della parola. È un uomo capace di questo, ma soprattutto è un uomo che ha una grande voglia di fare subito per il bene della nostra regione. Luciano, in bocca al lupo. Grazie sindaco, io cedo subito la parola al capogruppo alla regione Abruzzo del PD, Camillo D'Alessandro, che farà il suo intervento. Grazie a tutti, buonasera, grazie Alessandro, grazie sindaco, grazie Luciano e grazie veramente a tutti voi. Sono abituato a non dare mai nulla per scontato, non era scontata la vostra partecipazione, non era scontata che questa serata riuscisse, non era scontato usare ad utilizzare un bellissimo gioiello di questa città, dell'Abruzzo, come il teatro, per riunirci, per vederci, per discutere. E grazie veramente, perché questo significa tante cose. Significa che la politica è possibile attraverso il confronto e non solo attraverso le urla, che il confronto è possibile attraverso la partecipazione, che c'è una squadra. Tanti amici si sono animati in questi giorni per invitare per nostro conto voi e voi ancora altri. E questa bella serata riuscita dimostra che c'è la possibilità veramente di mettere in ordine le cose dopo il disordine di questi anni, un disordine che è durato troppo tempo, che non è stato capace di far percepire la politica e le istituzioni come utili ai cittadini. Se l'antipolitica nasce è perché la politica o non serve o non funziona, perché non dà le risposte, perché non è capace di mettere insieme tante cose, tante esigenze, tanti interessi, componendoli e stabilendo che cosa viene prima e che cosa viene dopo. Quando noi parliamo di ragioni dell'Abruzzo e delle ragioni di Ortona, delle ragioni di Ortona significa delle ragioni del territorio, delle ragioni di Ortona significa delle ragioni delle comunità che si affacciano sull'Adriatico. Quando decliniamo questa parola impegnativa, le regioni, le ragioni, è perché vogliamo stabilire la priorità, che cosa viene prima. Non è vero che tutto viene prima, non è vero che tutto viene prima, che tutto è una priorità. E noi dobbiamo avere la forza, la capacità di dire che se spetta a noi, se tocca a noi, che cosa verrà prima nell'agenda del futuro governo regionale, partendo chiaramente da ciò che è stato, da ciò che non è andato, da ciò che non ha funzionato. E non basta solo dirlo, poi va individuata la via, l'obiettivo, e dire come si fa a raggiungerlo. Per questo noi oggi ci siamo visti qui e ringrazio gli amministratori comunali del Comune Ortona che sono presenti, ringrazio voi, ancora ringrazio il sindaco di Francavilla e qualche altro amministratore che vede in sala, perché noi dobbiamo far scattare la magia della comunità, perché i nostri nemici sono i problemi e quelli dobbiamo azzannare e vincere e battere. È accaduto fino ad oggi. La mia riflessione però la voglio iniziare con un messaggio che mi ha mandato un amico su Facebook, che mi ha scritto: Camillo, ci sarò, io non lo so se adesso c'è, però guarda, i convegni non sono le soluzioni. Io voglio partire da questa riflessione, ha ragione. Il convegno, anche quello più riuscito e partecipato, non è la soluzione al problema. Ma noi dobbiamo assumere le responsabilità di assumere gli impegni. Noi stiamo qui questa sera per assumere degli impegni, non per fare promesse. Sapendo che quando si convoca la parola impegno, ci si mette la faccia, la storia, si coinvolge la gente, si coinvolge un partito, si coinvolge la comunità e poi, se si ha la fortuna dei consensi, si coinvolge le istituzioni. Noi di questo dobbiamo parlare e trattare questa sera. E io ho un'ambizione che nutro, coltivo in questi 5 anni che sono stato all'opposizione, ho potuto anche avere la possibilità di studiare, di approfondire le ragioni dell'Abruzzo e le ragioni dei nostri territori, perché diventino questioni regionali. Ortona non è Ortona, Ortona è una città regione, se intendiamo per tale quello che ha da mettere a disposizione per la regione. Ortona è regione quando parliamo di porto, Ortona è regione quando parliamo di agricoltura. Qui da Ortona e Ortonese nasce l'agricoltura, la viticoltura, prima col pergolone e poi con le vue da vino e poi con la nascita delle cantine sociali.
Qui ad Ortona abbiamo il porto regionale, non un porto regionale. Su questo so che in ogni campagna elettorale diciamo si discute, se ne parla, si argomenta. Allora cerchiamo di entrare nel merito, perché se entriamo nel merito ci aiutiamo anche noi a individuare la via, a stabilire gli obiettivi e anche le priorità. Il porto di Ortona non è porto regionale perché sta scritto su una carta. Il porto di Ortona è porto regionale perché ha tutte le caratteristiche per competere sul mercato nazionale della portualità, per incrociare i traffici commerciali di persone che provengono ormai dai paesi nuovi produttori, che non sono più quelli dell'Occidente del mondo, ma che sono dell'Oriente e del Sud del mondo, che arrivano all'Europa attraverso la funzione dell'Adriatico, del Mediterraneo e quindi dell'Adriatico. Dentro questa partita tu non puoi essere un puntino sulla carta geografica. Questa partita la giochi non nella tua solitudine, la giochi se per esempio sei in grado di fare alleanze con chi? Con le regioni limitrofe, con le Marche, il Molise, per metterti insieme e per contrattare e trattare con i poteri sovraordinati nazionali ed europei la funzione che ti tocca dentro una strategia della mobilità che non è più regionale, che non è più solo nazionale, che non è più solo europea, ma che diventa internazionale. Allora come ci si candida a fare questo? Innanzitutto lo devi sapere che il porto di Ortona esiste. Innanzitutto ti devi rendere conto, non devi cinguettare, non devi riproporre l'antica contrapposizione che non c'è, che non esiste tra Ortona e Vasa. Perché se accade quello che noi abbiamo in mente, cioè che riusciamo ad incrociare i nuovi traffici e riusciamo ad esistere perché alleati, noi avremo la possibilità non solo di fare un'alleanza vera tra Ortona e Vasa, ma di cambiare la storia dei nostri territori. Luciano, non ci si crede più in questa città, perché troppe volte, troppo spesso si è parlato di porto, però alcuni fatti sono accaduti e c'è una linea di demarcazione ideale. Io ho letto sulla stampa qualche giorno fa, si ringraziava un assessore regionale perché dopo 5 anni non ha ancora fatto e promette di farlo oggi quello che doveva fare esattamente 5 anni fa. 9 milioni di euro per il porto di Ortona, per l'escavazione, per rifondare, per portare il porto di Ortona attraverso la funzione del dragaggio ad una profondità, insomma un pescaggio di circa 11 metri, questa cosa era scritta, stanziata, stabilita oltre 5 anni fa. Dopo 5 anni non è avvenuto e oggi lo si promette sotto campagna elettorale. Voglio dire una cosa, ma voi immaginate che fosse accaduta, quanti posti in meno, quante attività in più noi avremmo avuto se quel porto 5 anni fa, cioè se l'investimento che andava fatto fosse stato fatto al momento giusto, anche prima della crisi, prima che questa crisi ci azzannasse e che ha azzannato questa zona in modo pesante a partire dalla zona industriale e a partire dal porto. Perdere tempo 5 anni significa poi pagarlo in termini occupazionali, economici. La città è bloccata, il territorio è bloccato. La crisi si sente, si avverte, si tocca, e chi fa politica ha una difficoltà in più di cercare di essere credibile agli occhi di chi sta in difficoltà. Ma la credibilità nasce se le cose che dice li fa, non solo le è. Luciano D'Alfonso, che noi sosteniamo, quando ha avuto la possibilità, cioè il diritto di esercitare potere, l'ha cambiata o non l'ha cambiata la città di Pescara? È diventato un simbolo quella città di come le cose possono essere fatte se si vogliono fare. Noi questo vogliamo fare nella regione Abruzzo, una regione che lui la definisce facile, cioè dove sia facile fare ciò che i cittadini vogliono che accada per la loro vita, per il loro progetto di vita, per il loro progetto di impresa. Oggi è un'impresa fare una famiglia, è un'impresa avere figli, è un'impresa avere il diritto all'asilo per i bambini. Tutto questo noi oggi lo dobbiamo trasformare e rivendicare in modo positivo. Non ci possiamo arrendere di fronte alla paura del problema. I problemi fanno paura e gli amministratori regionali sono scappati. Vi siete mai chiesti perché Chiodi in 5 anni non è venuto mai a Ortona? Eppure c'è il porto regionale, eppure ci sono insediamenti importanti, eppure c'è la culla dell'agricoltura. Non è venuto perché non aveva nulla da raccontare, non poteva raccontare nulla a questa città, a questo territorio.
non poteva dire, e quando uno non può dire dopo 5 anni, non ha il diritto alla ricandidatura. Tu ti candidi dopo che hai avuto 5 anni, 60 mesi a disposizione, non per dire, ma per fare. È il diritto di dire, non ce l'hai gli ultimi giorni. Tu c'hai il dovere di raccontare quello che hai fatto. E noi vorremmo che raccontasse i 60 mesi che hanno riguardato Ortone, il territorio, la nostra provincia, le città adriatiche, da parte del presidente Chiodi. Io ce lo vedo un progetto, un'idea di regione che non ha funzionato, un'idea di regione piccola piccola. Luciano anche questa volta ha scelto, diciamo, uno slogan importante che mi aiuta nella riflessione: la regione ovunque, perché in questi mesi, in questi anni, la regione è stata solo in qualche parte del nostro territorio regionale, con qualche prebenda, con qualche piccola cosa. La regione qui non c'è stata per la partita del porto, non c'è stata per la partita della sanità. Vedo tante donne in sala. Ma come si fa ad aggredire anche il centro di eccellenza di senologia regionale ad Ortona, che è il punto di riferimento non solo della sanità provinciale, regionale, ma nazionale? Anche il centro senologico regionale hanno aggredito, hanno tentato di ridurlo, perché c'è un progetto che non vede la sanità prossima e vicina, ma c'è un'idea di sanità concentrata solo su alcuni territori, che non è capace di stare sui territori per dare servizi. E qual è stato il racconto che si può fare dopo 60 mesi di un presunto risanamento della sanità? La sanità risanata che significa? Che hanno trasferito sui cittadini, sulle famiglie, quello che non fa più la regione. C'è andato mai Chiodi o qualcun altro al CUP e che ti vede, e ti senti dire ripassa tra un anno e tra un anno e mezzo per un'attività qualunque? C'è andato mai il presidente della regione ad un pronto soccorso dove ci si affolla, a volte si litiga, si fa botte, a Pescara spesso al CUP si fa botte perché ce ne sono troppi, perché dal medico di base all'ospedale non c'è nulla, c'è il far west. Cioè l'unica risposta sanitaria che ce l'hai in ospedale e lì i pronti soccorsi si riempiono e non riescono a erogare il servizio. Noi paghiamo ogni anno 160 milioni di euro, 320 miliardi delle vecchie lire circa, alle altre regioni d'Italia per le prestazioni che le altre regioni d'Italia fanno agli abruzzesi che non si possono curare in Abruzzo e che vanno per esempio alle Marche o piuttosto in Toscana, in Emilia. Cioè noi paghiamo ogni anno, altro che risanamento, 320 miliardi delle vecchie lire alle altre regioni per le prestazioni sanitarie che l'Abruzzo non garantisce agli abruzzesi. Ma chi ci può andare lì? Oggi cominciano, chi ci può andare a ottenere la prestazione alle Marche piuttosto che un'altra regione? E oggi comincia anche la selezione economica, perché non tutti possono permettersi di andarci, di essere accompagnati, di prendere in affitto una camera, un albergo per stare vicino al proprio congiunto. E sta avvenendo una odiosa selezione economica al diritto della salute. Non era mai accaduto altro che regione dei decine di ospedali. Si trattava di fare ciò che avevamo cominciato a fare e che forse non siamo stati in grado di raccontare bene. Io me lo ricordo il dibattito in questa città. Ma noi a Ortona l'avevamo detto che cosa doveva essere e che cosa doveva diventare: l'ospedale per acuti, a vocazione chirurgica, guardia greve, l'ospedale medico, a vocazione medica, specializzando le funzioni, non chiudendoli tutte e due, come è avvenuto nei 60 mesi successivi. Perché certo che non è chiuso l'ospedale Ortona, ma ho visto tra l'altro il presidente del Tribunale dei Crimini Malati, che ringrazio per la battaglia che fa e che non risparmia a nessuna coalizione politica, diciamo, la lettura delle cose che non vanno dentro l'ospedale. Però è chiaro che noi ci troviamo di fronte all'assenza totale della regione, del potere regionale, di governo della sanità. E che ci rimane in un territorio come quello che noi, di cui stiamo parlando oggi? Se tu aggredisci la sanità, attacchi le eccellenze, non punti sulle vocazioni, l'uniche rispetto alle quali noi possiamo creare il secondo tempo della vita della nostra città, che è il porto di Ortona, per non parlare dell'agricoltura. Su questo l'enoteca regionale sta chiudendo e sta Ortona.
sta chiudendo perché non si trovano 55.000 euro per tenere aperto l'enoteca regionale. Ora, non è una medaglia al petto di Ortona quella enoteca regionale, quella è il simbolo della capacità della viticoltura abruzzese di essere stata pensata, immaginata, organizzata, poi di fare vini di qualità, oggi di essere presenti sui mercati. Se un compratore internazionale chiede di venire ad Ortona, o meglio, chiede di venire all'enoteca regionale, doveva venire ad Ortona, e chi fu in grado di portarla qui a tutti i meriti e riconoscimenti di quel mondo, ma oggi l'hanno abbandonata, l'hanno chiusa. Alessandro Scarlatti l'ha denunciato da segretario politico dentro il consiglio comunale. A pochi chilometri da qui la fiera di Lanciano, la fiera di Lanciano sta lì perché Lanciano nasce come città attorno alle fiere che si sono sviluppate nella storia, nel tempo. Prima le fiere si sviluppavano addirittura lungo il sedime del corso, dopo si è sviluppato l'insediamento dove lo conosciamo, anche lì. E se un territorio non ha più nulla che crea l'attrazione per cui per venirci e l'occasione per restarci, poi diventa il deserto, diventa il deserto. E quello di cui non stiamo, e il deserto significa che poi i giovani se ne vanno, che le imprese che ci sono, se faticano, se ne vanno, e non si insedia più nulla sui nostri territori. Questa è la regione di questi 60 mesi, ma ci basta raccontarla? Ci basta dire questo? Oppure vogliamo cogliere delle sfide, vogliamo lanciare delle sfide, vogliamo dire fino in fondo che faremo, come lo faremo? Per questo noi stiamo qui, ma avevo il dovere di rappresentare. Anche se una partita, Luciano, che può sembrare minore, però io credo che esiste un dovere quando si sta lì, e che quando una cosa non funziona tu la riformi. La devi riformare. La magia delle riforme serve a questo, per avvicinare la soluzione al problema. Abbiamo 5 ancora istituti autonomi di case popolari, nessuno che fa una casa in più, perché non c'è una politica per la casa a partire dai giovani. Abbiamo ancora 5 società di gestione dell'acqua, che gestiscono tutti in modo diverso l'acqua, salvo produrre, in alcuni casi ben gestita, in altri casi malamente gestita. E dovremmo prendere per esempio le migliori pratiche che pure ci sono in Abruzzo, a partire dalla SAS di Lanciano, che è riuscita ad invertire la rotta nel sistema idrico integrato, rimanendo tutti i problemi che ci sono. Luciano Alfonso l'altro giorno ci chiedeva provocatoriamente: ma se io vado in regione, divento presidente, il giorno dopo voglio sapere che cosa ci sta sotto il terreno dell'Abruzzo, cioè dove passano i cavidotti, dove si stanno i tubi, se io devo fare un intervento di manutenzione, dove sta la rete? La risposta è che lì non c'è nulla, perché non si è pensato a governare la regione leggendo ciò che c'è sul territorio, si è pensato a mungere, a fare in modo che quello diventasse e fosse percepito come un centro di spesa, ed è centro di spesa se tu le riforme non le fai. E poi ti accorgi magicamente che il risanamento non solo non c'è stato, ma si è trasferito sulla comunità, sulle famiglie, sulle imprese, sui cittadini, il costo delle mancate cose che tu, potere pubblico, non hai fatto. Sulla sanità e sull'infrastruttura. 60 mesi. Vedo qui, e lo ringrazio per la sua presenza, il segretario regionale della CISL Trasporti, che è di Ortona e che quindi gioca in casa. Lo ringrazio veramente perché lui è qui, perché in questi 5 mesi, in questi 5 anni, abbiamo condiviso su fronti opposte, di Naccio, abbiamo condiviso su fronti opposte. Io per la mia competenza, diciamo, di gruppo consigliere regionale, lui per la parte sindacale, che cosa si deve fare subito per il sistema dei trasporti? Vi pare normale come siamo collegati con la principale città che è Roma? Vi pare normale vedere ancora 3 società di trasporto pubblico che vengono pagate a chilometri? In modo tra l'altro differenziato, che si fanno concorrenza alla stessa tratta e che quasi sempre quell'autobus è vuoto? Oppure in Abruzzo era necessario dare vita ad un'unica società dei trasporti che mettesse insieme il ferro e la gomma, che facesse diventare
L'Abruzzo è una regione competitiva, moderna, con un vettore che non solo competesse per garantire i trasporti in Abruzzo, ma anche sul territorio nazionale, casomai andando a vincere le gare che si sono iniziate a fare e che prima o poi dovremmo fare anche noi. A noi può accadere che una società della Francia prima o poi venga a vincere una parte dei sistemi di trasporti pubblici in Abruzzo, se tu in Abruzzo lasci tre società operanti e più o meno morenti come l'ARPA, la GTM e la Sanità. Noi dobbiamo mettere insieme Ferro e Duomo, un'unica società di trasporti che sappia descrivere un progetto di mobilità interregionale ed extraregionale, come ci si collega dopo. Per le scelte che in passato ha lasciato la politica, noi abbiamo ancora il sistema ferroviario, al tempo preunitario del 1800 e rotto. Il collegamento con Roma fu pensato, immaginato, sviluppato da un concittadino della provincia di Chieti, dagli Spaventa di Bomba. Da allora, Luciano dirà, non è accaduto più nulla sulle arterie ferroviarie. E quindi ci ritroviamo in una specie di incubo, Luciano. Al nostro sud, i cittadini che prima prendevano il famoso Lecce Milano, tra qualche tempo, tra qualche giorno, tra qualche mese, non ancora, non appena le opere saranno concluse, devieranno per arrivare al nord verso Napoli e da Napoli prenderanno l'alta velocità che li condurrà a Roma. Al nostro nord tutto si ferma a Reggio Emilia. Noi stiamo dentro questo incubo che lo chiamo io, che al nostro nord siamo scollegati, al nostro sud ormai ci hanno scollegato. E le Marche che hanno fatto nel frattempo? Non è che sono state a guardare, a piangere, a dire non è competenza mia, questa è la parola più volte ripetuta dal Presidente Chiodi in questi anni, non è mia competenza. Per cui per non essere sua competenza, per non occuparsene, è accaduto che noi siamo rimasti dentro questa mozza e ancora, e le Marche che hanno fatto? Non hanno fatto nient'altro che fare un patto con le regioni limitrofe e collegare ancora con il nord velocemente a Bologna, per cui siamo rimasti veramente solo noi e il Molise a essere scollegati dai transiti nazionali e poi internazionali che si collegheranno ai futuri corridoi adriatici. Io credo che oggi noi partiamo in occasione di questa attività che il gruppo regionale sta facendo e in occasione anche delle primarie del nome. Io vi invito, poi ci saranno, penso, le comunicazioni, i manifesti, ci sarà un luogo dove si voterà e verrà indicato, ad oggi ancora è deciso, anche nella città. Noi sempre abbiamo organizzato e garantito la partecipazione ai cittadini, perché non vogliamo più che nessun si nega, che un partito in qualche stanza romana decida chi deve guidare la regione Abruzzo. Lo decideranno i cittadini. Noi sosterremo Luciano Alfonso in questa competizione e dal giorno dopo tutti insieme ci metteremo a lavorare. Per cui vi inviteremo, vi invitiamo sin da ora a partecipare a questo bello fatto democratico, che è rivoluzionante, perché è accaduto che un giovane sindaco, vincesse le primarie, guidasse il partito più grande in Italia ed oggi guida il governo nazionale. Si può discutere sulle modalità, può piacere o non possono piacere alcuni passaggi più o meno spigolosi, ma il punto qual è? Perché è in sintonia quel Presidente del Consiglio con il sentire comune ai cittadini? Perché gli consentono il diritto a crederci, il credito che non veniva più consentito a nessuno da parte dei cittadini nei confronti di Matteo Renzi? Perché c'era questo diritto al credito, salvo dimostrare poi di essere all'altezza di quel credito e di onorarlo? Perché lui le cose le vuole fare, si vede che le vuole fare. Perché quando uno stabilisce i tempi entro i quali le cose avvengono, tu lo puoi verificare, lo puoi controllare, lo puoi toccare con mano. Perché ha detto agli italiani chiaramente che cosa fare il primo mese, che cosa fare il secondo mese e che cosa fare il terzo mese. E io mi sento legato a questa idea di una politica che si ripensa a tal punto che si mette in discussione, a tal punto che si fa giudicare chiaramente se colgo l'obiettivo ci sono riuscito, altrimenti ho fallito e vado a casa. Solo così noi possiamo riuscire a recuperare un rapporto vero, virtuoso,
Concludo nel ringraziarvi veramente ancora per la vostra presenza, che ho detto all'inizio non è scontata, ma che è bella, e qui è veramente bello vedere che siamo riusciti ad animare attenzione, dibattito. Poi sentirete Luciano, qualcuno che vorrà intervenire, perché considero questi momenti, momenti anche per occasioni di confronto, chiaramente compatibilmente anche con i vostri tempi, della casa e delle esigenze che ci sono in famiglia. Lo dico al sindaco, lo dico a questa città, lo dico a tutti gli amici che sono venuti dalla provincia di Chieti. Io ci metterò tutto me stesso in questa campagna elettorale. Farò quello che mi si dice di fare, esattamente quello che la comunità politica mi dice di fare, quello che mi diranno i cittadini di poter fare. Non mi risparmierò mai, non l'ho fatto in questi anni risparmiandomi, ho pensato, perché così sono stato abituato, che quando ti danno la possibilità di essere rappresentante di qualcosa, poi c'hai una risorsa non disponibile, una risorsa disponibile ma che diminuisce ogni giorno, che è il tempo. Non si gioca con il tempo dei cittadini. Quando ti hanno dato 5 anni, tu quei 5 anni li usi per cercare di fare e per cercare di fare in modo che l'ente in cui tu ti trovi poi faccia. La diga foranea d'Ortona si è realizzata nei 3 anni in cui sono stato in regione, grazie anche alla condivisione di quel governo regionale che il porto di Ortona fosse qui, che il porto regionale fosse qui. In quei 3 anni, perché 3 anni sono stati in cui ho avuto la possibilità di dire e di fare, nessuno, seppur con delle difficoltà, ha osato mettere in discussione la funzione strategica nell'offerta sanitaria regionale del porto di Ortona. In quegli anni, anche essendo stato per un breve periodo presidente della commissione agricoltura, ho stabilito un rapporto diretto con le cantine per tentare di accompagnare il loro sforzo attraverso gli strumenti che ci sono, che sono quelli del piano sviluppo rurale, e immaginando e non riuscendo nei tempi che era necessario affiancare allo sforzo dell'intrapresa agricola anche il diritto al credito degli agricoltori non hanno, perché la regione, l'assessorato all'agricoltura dell'urlatore assessore all'agricoltura che abbiamo non è un bandificio, perché fare i bandi che ti mette a disposizione la comunità europea lo sanno fare tutti. Il problema è che quando tu fai il bando che ti finanzia 40-50%, l'impresa, agricola o meno, poi ci deve mettere quel 40-50% suo, e molto spesso non ce li ha, non può rischiare in un momento di crisi. E che hanno fatto altrove? Perché in Toscana l'agricoltura è una magia e qui invece si scappa? Perché c'è stato il potere pubblico che l'ha accompagnato, per esempio con delle partite del credito mirato a ottenere i finanziamenti della comunità europea. Tu partecipi, ti impegni, ottieni il finanziamento, l'altra parte che non puoi coprire io ce la metto io, con il credito, e nel frattempo portiamo avanti l'intrapresa agricola. Perché in Toscana un ettaro di terreno vale molto di più di un ettaro di terreno in zona industriale da queste parti, un ettaro di terreno agricolo, e qui probabilmente non lo trovi neanche ad affittare e a vendere? Perché lì è andata in onda la concentrazione di poteri su degli obiettivi, su delle vocazioni. Non si è fatta la lotta di religione qui ad Ortona contro altri insegnamenti ritenuti incompatibili. Qui si è cercato di garantire la compatibilità, garantita dalla storia di questa provincia, della nostra regione, degli insegnamenti agricoli e industriali compatibili tra di loro. Io non mi arrendo e non mi convinceranno mai all'idea che tanto l'agricoltura è finita. Non è vero. È finita se nell'agenda della regione è l'ultima questione di cui ci si occupa. È finita se tu al giovane comunichi che tanto non c'è prospettiva di reddito, ma se tu metti in campo delle azioni che consentano, attraverso anche l'aggiunta di redditività delle aziende agricole, di dare una mano ai giovani che vogliono insediarsi, di dare una mano ai giovani che vogliono trasformare i prodotti agricoli. C'è una straordinaria azienda di Ortona, insomma sposata con Arielli, Ortona Arielli della San Tommaso, che è riuscita proprio dalla qualità dei prodotti agroalimentari a fare la loro fortuna industriale e commerciale, proprio perché
in Italia, in Abruzzo, in Italia, nel mondo, vanno cercando la qualità dei nostri prodotti agroalimentari, agroalimentari, perché dovrebbe diventare un problema? Noi dell'agricoltura ce l'abbiamo. Io non mi arrenderò mai a questa idea che è finita la partita dell'agricoltura e la partita della riattivazione industriale ormai è conclusa. Certo, vanno a insediarsi nei paesi limitrofi, trasfrontalieri, nei paesi della ex gruppo sovietico, dove ci sono meno costi per il personale, ma è anche vero che se noi riusciamo a fare in modo che il porto di Ortona diventi quello che è un porto, che è stato a Gioia Tauro, che è anche ancora parzialmente e che sono stati in altre parti, probabilmente noi riattiviamo una rete di intraprese e di servizi che non riguarda solo 3, 4 e per fortuna imprese portuali che ci sono ancora, ma che riguarda molto di più, riguarda tutti quanti noi. Per questo io assumo l'impegno questa sera a starci in questa partita. Poi ci saranno gli incontri dove racconteremo esattamente che cos'è stata questa regione negli anni. E se c'è qualcuno ancora che pensa che questa regione può essere quella di 15, 20 anni fa, si sbaglia. Non c'è più spesa da fare per ottenere il consenso elettorale. C'è strategia da mettere in campo, c'è collegamento da fare, alleanze da fare. Perché guardate, tutto possiamo permetterci, tranne di fallire. Questa è l'ultima occasione. Lo si dice sempre? Probabilmente sì. Ma vi faccio riflettere sull'ultima questione. Proprio Ortona, Francavilla e le comunità est e vicino, l'Abruzzo, farà parte di una regione che si chiama la macro regione adriatico-ionica. Ingegner Nerveni e altri hanno già organizzato convegni e riflessioni su queste regioni e hanno fatto benissimo. Insomma, nascerà una cosa, l'Europa sarà organizzata per regioni che fanno capo a paesi a regioni appartenenti a paesi diversi. Insomma, tutte le regioni trasfrontaliere dell'Adriatico e dello Ionico diventeranno una cosa sola. Lì noi come ci andiamo? Come un pontino sulla carta geografica? O ci andiamo con un biglietto da visita? Che rappresentiamo noi in questa grande nuova comunità dei paesi trasfrontalieri e di tutto quello che può venire dai Balcani e dopo Balcani dall'est del mondo e dal Mediterraneo del mondo? Che cosa può avvenire? Come ci arriviamo? Come li incrociamo? Questa è la sfida. Ed Ortona, Francavilla e le altre comunità che si affacciano sull'Adriatico devono attrezzarsi e organizzarsi, e la regione deve fare questo. Per questo sono convinto che questa sia una partita straordinaria, perché è in campo un fatto nuovo, che colloca Ortona o come un punto della cartina geografica o come l'inizio della seconda vita di questa comunità, di questo territorio, dei paesi della costa adriatica della nostra regione. Per questo io credo che l'impegno vada fatto fino in fondo, che queste cose vadano studiate, approfondite, con 1, 2, 3, non solo convegni, ma poi devono diventare dei fatti, cioè delle decisioni, delle leggi, delle delibere, degli stanziamenti. Io ce l'ho un modello in mente, è un modello che non riguarda solo una regione in particolare, però in prevalenza, perché l'ho studiata di più e quindi la so più raccontare, in questo periodo drammatico della crisi. Il modello delle Marche, cioè hanno il doppio delle imprese che abbiamo noi, però più o meno abbiamo lo stesso territorio, abbiamo più o meno gli stessi abitanti, abbiamo più o meno le stesse caratteristiche. Io quel modello me lo sono studiato ogni giorno, ho studiato le leggi che facevano, gli atti che facevano, le determinazioni che faceva il presidente della giunta regionale, che non a caso coordina in Europa la macro regione adriatico-ionica, non a caso è ancora l'ufficio della regione adriatico-ionica, non è che sta in Abruzzo o a Pescara, sta Ortona, sta all'Ancona. E ho visto come quel presidente di fronte alla crisi non ha detto ma che ci posso fare, c'è la crisi internazionale, vediamo se non colpisce l'Abruzzo. Lì hanno cercato di capire che cosa facevano nelle Marche e dove lo potevano vendere. Nel momento di crisi ci sono paesi che vanno sotto, ma ci sono paesi che vanno sopra, perché questo è l'equilibrio dell'economia mondiale.
E se è vero questo, lui ha capito che per alcuni prodotti della propria manifattureria doveva andare per esempio in Russia o piuttosto in Brasile, ma non a chiudere le aziende qui e ad aprirle lì, a venderle lì e a produrre qui. E poi a stabilire un altro obiettivo. E su questo io cercherò di impegnarmi se avrò la possibilità di farlo, perché credo che noi possiamo addirittura battere le marche su questo obiettivo. Lui ha detto, ma un cittadino del mondo, quando è arrivato in pensione e c'ha un po' di soldi e che vuole fare una scelta di vita, un cittadino che ha da 60 anni in sopra, che cosa cerca? La qualità della vita, la qualità del cibo, la certezza della sicurezza sanitaria, che non gli costa. Sapete che in America costa la sanità, ci sono le assicurazioni private. E allora lui si è inventato una comunicazione tutta rivolta ai pensionati americani, ha investito tantissimo. Hanno addirittura contattato Dustin Hoffman, hanno pagato molto, ci fu anche una critica generale. Che cosa ha prodotto? Che una parte di pensionati americani, basta una piccola percentuale, hanno iniziato prima a venire in vacanza, poi a comprarci la casa, poi a investire per i propri figli. Prima lo facevano alla borsa di Wall Street, cioè ci sono delle misure dove i pensionati americani con le loro buonuscite investivano alla borsa di Wall Street. Man mano, parliamo di piccoli numeri in America, ma che fanno le fortune di una regione. Sono venuti qui, hanno iniziato a investire qui, hanno iniziato a compartecipare qui, parlo delle Marche. E adesso le Marche sono percepite come una regione internazionale. Se vai nel mondo, vedo qualche imprenditore, qualche professionista, se parli della Toscana sanno che cos'è, se parli delle Marche sanno che cos'è, se parli dell'Abruzzo è complicato, forse sanno più qualche città o addirittura qualche nostro prodotto, ma non sanno probabilmente la provenienza, il territorio. E questo è tutto un campo da arare e da scoprire. Io lì vedo delle straordinarie opportunità. Non siamo da meno delle Marche, abbiamo molta più voglia e molta più capacità di fare se sarà consentito fare. Non si scherza più, non si può giocare più, ci mettiamo, dice Renzi, la nostra faccia, noi ci mettiamo insomma la nostra storia e tutta la voglia che abbiamo questa volta di riuscirci. Grazie. Grazie Camillo e complimenti. Sì, volevo, prima di cedere la parola al sindaco di Francavilla, l'avvocato Antonio Luciani, volevo solo ricordare che l'onorevole Giovanni Legnini mi ha contattato, ma non può essere qui con noi questa sera per gli impegni istituzionali proprio veramente importanti di questa giornata. Quindi si scusa e mi ha detto che verrà successivamente nelle prossime settimane. Cedo a questo punto la parola a Antonio Luciani, sindaco di Francavilla. Solo per così un rapido saluto, per ringraziare Camillo, perché devo dirvi, per portare la mia testimonianza su questo, devo dirvi che nella mia breve esperienza da sindaco Camillo è uno di quelli, dei pochi che ho sempre trovato, che ci ho sempre messo la faccia, che ha sempre fatto le battaglie per il territorio. E questa cosa la dico e la affermo con convinzione, perché è la verità. Poi così, per fornire qualche spunto di riflessione, Francavilla, Luciano, vuole un porto che sia in competizione con quello di Ortona? Assolutamente no, noi Francavilla il porto non lo vogliamo. Francavilla vuole un ospedale che sia in competizione con quello di Ortona? Assolutamente no, non lo vogliamo. Noi vogliamo un ospedale che Ortona funzioni, che sia buono anche per noi. Allora, questo per dirvi, vedete come è facile, non è vero che si proteggono solo, si deve guardare solo i propri territori. Assolutamente non vogliamo una regione così. Io non voglio una regione dove mi capita da sindaco di stare nel fango insieme ai cittadini dalle 2 di notte per 24 ore di fila, vi garantisco con le mani messe un po' dappertutto, vi potete immaginare. Perché mi capita un evento alluvionale di dimensioni pazzesche e non ricevo una telefonata, un segnale, anche tramite il giornale, anche tramite la televisione, un segnale che esista un governatore della regione Abruzzo. Non si è mai visto questo,
non si è mai vista la regione sul nostro territorio. Allora io voglio e vi chiedo una, ma so che sfondo una porta aperta con Luciano, voglio, non voglio niente, non voglio chiedere mega investimenti, voglio attenzione, voglio dialogo, perché la politica si fa per il territorio, si fa con passione, come la fa Camillo, come la fa Luciano, ovviamente come la fa Enzo. Voglio una regione che riesca a dialogare con noi, che sia attenta alle nostre esigenze, e veramente basta poco, non ci servono milioni e milioni di euro, miliardi di euro, serve un pizzico di attenzione e vedrete che trasformeremo questa regione in qualcosa che i nostri figli si potranno veramente godere. Grazie a tutti. Grazie Antonio. Approfitto anche per dare la parola a un altro sindaco che vedo che è presente, che l'avvocato Silvana Priori, il sindaco di Torino di Sangro. Buonasera a tutti, saluto il carissimo Luciano, Camillo, Enzo e Alessandro e tutti gli amici qui presenti, per dire che abbiamo voglia di questo collegamento diretto, di questa presenza forte della regione, perché non l'abbiamo visto in questi tempi, anzi forse dobbiamo ringraziare a volte quando abbiamo trovato qualche dirigente regionale che ci ha risposto al telefono, e sorvoliamo sui vari assessori regionali, non pensiamo al presidente, quindi veramente riponiamo tutte le nostre speranze e sappiamo che Luciano sarà il nostro governatore regionale e sarà veramente, traghetterà la regione Abruzzo al ruolo che gli merita, perché gli abruzzesi, non voglio dire una cosa scontata, forte e gentile, ma è vero, siamo un popolo laborioso, paziente, e la regione in questi anni è stata spezzata in due, lo sappiamo, la provincia di Chieti è diventata una terra desolata e abbandonata e deserta dal servizio sanitario a tutto il resto, e quindi siamo un popolo che merita di essere unito, e perché merita di avere i cittadini, avere la pari dignità e pari ascolto, e sappiamo che lo avremo, e quindi buon lavoro e tanti auguri. Approfitto anche se ci sono altri amministratori che vogliono prendere la parola, che possono farlo tranquillamente, altrimenti io cedo la parola alla